Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Mr. Giacomiano e su Assassin's Creed Chronicles China. Ok, volevo provare proprio a scendere qui e adesso però non so se riuscirò. Sì, perché veramente lei è una campionessa del parkour. Eccoci qua, dai. Su, ecco qua, brava, brava. E salta, e salta. Bene, ecco la parte così di profondità. Dunque, io potrei andare anche di qua. Ma che cosa mi serve andare di qua? Vediamo un po'. Ah sì, qui c'è un obiettivo, ma non so se è un obiettivo principale. È l'obiettivo secondario, infatti. E quassù che cosa c'è? Deposito di munizioni, potenziatore Helix. No, schegge dell'Animus. Allora, io in realtà noi ci siamo già stati, no? Al deposito di munizioni nel video precedente, ma non ho capito bene a che cacchio serve. Quindi me ne fotto altamente. Semmai vado qui nell'obiettivo secondario. E l'obiettivo principale è quello, probabilmente finirei. Mamma mia, che culo che non mi vede. Pensavo di essere fritto. Ah, ok. Se non c'è nessuno più avanti, questo è l'obiettivo secondario. Assassina la guardia. Ah, ok, per quel motivo, perfetto. Vabbè, questo con la gialla mi dice chi viene assassinato, chi dobbiamo assassinare, però devo capire anche come poterci arrivare per assassinare la guardia. Non è proprio del tutto semplice, perché io di qua. No, non mi fa saltare sopra. Ecco, che diavolo ho fatto. No. Ah, sì, di qua mi ci fa saltare invece. E qui? No, non mi ci si attacca, come mai? Ma, non lo so. Comunque, stordire non mi serve a niente, quindi io devo affrontarli tutti uno ad uno. O qualcosa del genere. Oh cavolo, questa cosa qui non l'avevo vista. Che figation. Li ho fregati così. Aspetta, perché non so se mi vede poi. Potrei anche ucciderlo, no? Quanto avevo capito. Però non lo facciamo. Come si fa a prendere quello lì? Non si può. Ah, eccolo qua. Vediamo un po' che cosa serviva a questo qui delle munizioni. Come si faceva ad aprirlo? Ecco. Ah, questi sono i petardi. Ah, sì, giustamente, ce n'ho solo due. Ok, adesso ha già capito. Torna su, che se ne accorge. Ah, dunque. Come possiamo fare? Allora, lì intanto c'è una difesa. C'è un'ombra. Voglio provare sempre col fischio. Vediamo un po' che succede. Non succede niente perché qui, a meno che non viene più in giù. Quindi va. Lo dobbiamo stordire, presumibilmente. Vai, stordiamolo. Vediamo un po' dove guarda adesso. Mamma mia, che culo. Sì, è stato sul vento, vai tranquillo.
Allora, vediamo un po' il movimento di questa gente qui. Quando questo qui a sinistra si dovrebbe girare, ora infatti. Però non è che c'ho tantissimo tempo. Vediamo un po'. Adesso si dovrebbe girare. Via. Nasconditi, nasconditi che arriva. Speriamo che non gli venga a mente. Ah no, ok. Ok, invece in questa situazione, questo è quello che io devo uccidere. Quindi appena si gira, io lo devo uccidere. Cioè, poco da farci. Ecco qua. Perfetto. No, non l'ho preso. Porca miseria. No! Mi ha ucciso al primo colpo. Bella questa cosa. Bella questa cosa, però io mi sono fatto fottere così. Ok. Sì, mi sono dimenticato che avrei dovuto nasconderlo poi. Ok, va bene. Ci riprovo. Ma insomma, tanto ora abbiamo capito il meccanismo, solo che mi rimane un petardo solo. Non mi vede qui, infatti, mi sono allarmato per niente prima. Non devo ancora capire questo 3D. Vediamo un po', questo. Sì, me lo ottiene lo stesso, petardi. Via, saltiamo lì, dentro, vai. Ah, che bravo che sono ormai. Insomma, si fa per dire, me lo dico così per gentilezza a me stesso. Appena qui, dai. Mamma mia! Non rompere scatole. Allora, devo guardare bene questa cosa. Allora, questo qui, adesso io avrei tutto il campo. Tranquillamente. Potrei andare là, ucciderlo e poi dovrei nasconderlo però. Perché se no, non ha senso. Quindi devo avere abbastanza tempo per andare là, ucciderlo prima che questo si giri. E questo, sì, non è che ho tantissimo tempo, eh. È anche vero che qua giù. Vediamo un po' fin dove arriva l'allarme. Ah, se io lo ammazzo qua giù in fondo, sono abbastanza tranquillo. No, ma come ho fatto prima a ucciderlo? Che cavolo. Scusate ragazzi, ormai lo faccio, eh. Devo fare un'altra volta perché se no non ha senso. Sì, ho capito. Ma non si può skippare questa roba qui. Sì, resta qui. Sì, va bene, questo lo sappiamo che Mamma mia, appena in tempo. Velocizza, velocizza. Su, 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 su. Vai su, veloce, 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 veloce. Veloce, 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 veloce. Apri questa cosa. Vai così. No. Vai qui. Qui. Salta di là. Entra lì, nasconditi. Molto bene. Purtroppo forse avrei fatto un tempo, però insomma, per essere più tranquillo, ormai riaspettiamo, ragazzi. Tanto raccontatemi qualcosa, barzelletta. Ah, è vero che anche se me la raccontate, dai, su. Dentro,
Molto bene. Ok, adesso io devo vedere questa cosa qui perché... Allora, lo prendo. Torna. Però, ecco, così. Io spero che non venga fino qua perché sennò sono fritto. Non dovrebbe a regola. Ok. Allora, la cosa che mi verrebbe da dire è nasconderlo qui. Bene. E io invece esco. Io esco. E muoio. Ma che cacchio. Allora, devo fare... Ah no, non c'è bisogno che faccia tutto il giro. Salto di qua. Lascio andare qui. Risalto qui. E così ho evitato di rifare tutto il giro. Bene, ecco la chiama. Scappa appena puoi. Tu sei benedetto. Ma ah, parla in cinese, dicevo. Ma come parla? Dunque, vediamo un po' se è cambiato la missione principale. È sempre andare là. Quindi noi ci andiamo con estrema tranquillità. Estrema tranquillità è una ceppa perché... Sì, ci posso saltare di qua. Molto bene. Scivoliamo di qua. Tiriamo su questo. E andiamo. L'obiettivo è ancora più avanti, ok. Te sei Gao Feng? Ah, ok, assassiniamolo allora. Strappati. Molto bene. Quindi, che cosa succede? Vabbè, che ovviamente abbiamo ottenuto delle cose e via dicendo. Punteggio massimo di livello disponibile 1003. Boh. Argento 1, oro 11, 900. Punteggio livello 1002. Va bene, quindi che devo fare? Oh, ci ho messo 25 minuti, ragazzi. 25 minuti. La barra della salute di Xiaoyong è aumentata di un punto. Molto bene. Oh, quando sei in un nascondiglio, muovi L nella direzione desiderata e poi premi A per scattare verso il prossimo nascondiglio disponibile. Ah, Ganzo. Premi a destra per selezionare coltelli da lancio. Tieni premuto LB per mirare e muovi R al momento opportuno. Vabbè, il modo per lanciare il coltello è uguale alle altre abilità, solo che la freccia direzionale è a destra. E a sinistra invece abbiamo il dardo rumoroso. Tieni per selezionare il dardo rumoroso, il solito modo, si lancia il dardo rumoroso. Vabbè, ok. Andiamo avanti. Dunque ragazzi, le scene intermediarie purtroppo non ve le posso far vedere, oppure altrimenti il copyright mi crea un po' di problemi sul canale. E vabbè, comunque, tanto noi ci guardiamo un po' il gameplay, poi magari così la storia eventualmente la vedremo in un'altra occasione, oppure insomma, tanto se giocheremo solo un'ora. E poi eventualmente potete scegliere voi di farvi una bella giocatina e comprandovi il gioco, insomma. Ecco, vediamo un po' allora. Dunque. Quel segno lì che cos'è? Punti di sincronizzazione. Immagino che è il salto della fede. Oddio, siamo un po' altino qui. Dove dobbiamo andare? Boh, non lo so, vediamo un po'. Ah no, ecco, vedi? Scendiamo lungo i muri. Lasciamoci andare. E andiamo di qua. Time to become more familiar with my surroundings. Perfetto. Premi B per sincronizzarti.
possiamo ingrandire. Che cosa ho ingrandito? Niente. Troppo così. Non capisco. Va bene, va bene. Facciamo il balzo della fede. È caduta bomba. Ma chi è che... Ah, è qui sotto. Ok. Vediamo un po'. No, ho visto niente, vai tranquillo. Allora. Ecco qua. Sappiamo che quando parlano non ci creano problemi. E quindi noi continuiamo a salire. Qui bisogna fare un saltino, ma niente di che. Dunque, questo sta sempre girato così, quindi nessun problema. E allora lo dobbiamo assolutamente colpire. Ah, ma qui c'è un nascondiglio. Ah, ecco, ecco, era scriptata questa cosa. Non mi ricordo più com'era il discorso del nascondiglio. C'era un pulsante. Si è visto prima. Ok, qui questi stanno parlando, quindi tutto tranquillo. Sì, non c'è nessun movimento. Spero che sia sempre così tranquillo. Bene, bene, scriptation, e andiamo, continuiamo a salire, saltino, saltino, salire, nascondersi, ecco qua, ah ecco com'era, era così, bella questa cosa, bellissima, vai, saliamo su, di corsa. E via. Ok. Le guardie in combattimento possono chiamare rinforzi nascosti dietro porte chiuse. Ok. Ma noi non dobbiamo. Non dobbiamo assolutamente. Bello così. Bello così. Via, via, via. Grande, grande, grande. Bene. Questo vediamo un po' che movimento fa. Ah, ok. Sta guardando in su, ma non mi ha visto. Ok, dovrei farcela, sì. Perfetto. Movimento incredibile. Mamma mia, quanto sono stealth. Via. Bene. Ok, adesso qui ci abbiamo un posso andare in su oppure un bivio, diciamo così, oppure saltare di qua. Vediamo un po'. Qui che cos'è quello? Schegge dell'Animus. Andiamo a vedere che cosa sono queste cose. Non, da una cosa, da, ah, sì, certo. No, pensavo che avrei accumulato punti, invece no. Quindi, ok, devo tornare indietro, risaltiamo di qua, saliamo su. Il nostro obiettivo, scusate, ridò un attimo, no, scusate, ho sbagliato. Il nostro obiettivo non è neanche questo. Depositi di munizioni, va bene. E, ah, è subito qua accanto. Perfetto, perfetto. Dai, cioè, potremmo farcela durante questa partita. Vediamo, non ne sono del tutto sicuro. Io passo tutto sotto, anche se non so cosa mi può servire. Forse perché sopra semplicemente non si può. Saltiamo giù. Ok. Qui
qui abbiamo il ok, perfetto. Allora vogliamo provare subito il coltellazzo. Ah no, lo devo, cavolo, lo devo fare. No, non si usa bene il coltellazzo, però devo dire la verità. Ecco, ok, forse ho capito come utilizzarlo. Recupera i rotoli degli assassini? Quali sono? Quelli lì. Ok. Allora, innanzitutto prendo un po' di munizioni. Ah, solo due ce ne abbiamo. Bene. Ok. Poi facciamo cascare questi qui. No, ho sbagliato. Ma ha fatto il salto troppo. Ha fatto un salto della fede troppo esagerato. Non ce l'ho fatta a schivarli. Gran peccato. Ok, ma noi ci riproviamo, no? Tanto ci danno la possibilità di farlo. Allora, così. Devo semplicemente scendere. Prendo anche questo che non so a che mi serve. Ok. E a questo punto? Ah, ok, forse basta che aspettare che si girino. Uno si è girato. No. Non si girano più adesso. Questo si gira, ma l'altro no. L'altro non si gira mai. E quindi ma io pensavo che mi guardava, invece no. O comunque la sua vista non è al massimo. La sua visibilità. Bene, continuiamo su a salire. Forza, forza. Dai, più veloce. Salta, saltiamo dall'altra parte. Vabbè, è un giochillo comunque, ragazzi, molto tranquillo. Attualmente, a parte qualche errore che ho fatto, sembra abbastanza easy. Ora lo dico qui e poi. E adesso non riuscirò mai più. A fare niente. Ok, allora io salgo qui. Ah, posso tagliare questo. Farà del casino. E poi qual è il vantaggio di tutto ciò? Che li posso uccidere, cioè, non so. Non so, non capisco. Questo tra l'altro non sta neanche mai girato, quello sta fermo lì. Quindi non so, mo, comunque lo provo, eh. Ah, ma tanto vedete che non si può fare. Allora, niente. No, però potrei fare una cosa diversa, vediamo un po'. Stordendolo non so che vantaggio posso avere. Invece facendo rumore, se io faccio avvicinare tutti, in realtà solo uno. Sì, è un uccello, è tranquillo. E mentre scali muri può scagliare coltelli da lancio. Quindi presumibilmente io dovrò scagliare un coltello da lancio. Ah, forse. Aspettate, allora voglio provare a fare una cosa. Ah, ecco com'era la fregatura. Non avevo capito. Bene, bene.
Ok, altri coltelli da lancio. Volevo andare a prendere quell'affare lì. Questo qui giù sotto. Ma quanto sono bravo. Quanto sono diventato bravo. Guardate. Sì. Vabbè. Dai, salta di là, vai così. Vai così, uccidili tutti. No, brutto schifoso. Mi stavo eccitando. Va bene, allora vediamo un po'. Qui c'è un coltello da lancio, servirà a qualcosa. Ah, intanto uno è morto. No, è corpo trovato, per forza. Vabbè, ora l'allarme tanto se ne va. Presto. No. Brutto schifoso un'altra volta. No! Ah, ma da ganzo, pensano che sia ancora lì io. Fico. Ma quanto sono fico. Se ti troviamo. Ma veramente, una cosa così non l'avevo mai vista. Dai, ora sono tutti lì. Niente. Niente. Scusate, ora... Però forse ho capito, forse ha già capito. Allora, innanzitutto volevo vedere che cosa succedeva se salivo qui. Ah, ok. Allora, guardate questo ragazzo che tanto che fa. Mamma mia. Cose incredibili. Ora però se guarda in su sono del gatto, quindi sì, è stato certo che è stato il vento. Che cosa credi che sia stato? Interessante però, abbiamo almeno 3 metodi di stealth per poter passare questo livello. Mamma mia, mi ha visto. Su lì dentro. Vai, grandioso. Sono riuscito a entrare in questo database finalmente. Ok. Luoghi, persone, documenti, manuali. Ok. Qual era? Allora, l'obiettivo secondario, recuperare rotoli e schegge dell'animo, scrigni, queste cose. Let's test your reflexes. Ah, ok. Brutto sudicio. Still sharp. Grande. Grandioso. Good work. Altro che Matrix. Sì, ma basta. Ho capito. Mi fai andare fuori dal quadro. Se lo sapevo prima, l'avrei schivati prima, no? Sì, ma basterà? Oh no. Basta. Era tutto qui, via. Dovevo Excellent, ciao. Your training is almost done.
Allora. Ah, ok, qui non mi vede. E questo è la sua mossa. E questa è la sua ultima mossa. Lo prendo. Poi dove lo metto? Qui dentro? Sì. No, non lo metto qui dentro. Questo è... devo aprire il primo... per aprire il primo rotolo. Bene. Qui abbiamo altri coltelli da lancio. E adesso... dobbiamo andare lì. E come facciamo ad andarci? Da questo lato? Presumo di sì. No, come mai il primo colpo non faccio mai in tempo? Ecco qua. Molto bene. Ah, fico. Fica questa cosa. Fichissima. Saltare. Oh. Saltare. Qui secondo me c'era qualcosa. Boh. Comunque, noi andiamo di corsa. E via, di corsa e via. Proseguiamo. Ecco qua. Questa parte è così. Abbastanza semplice. Ok, scendiamo. Passiamo sotto. Non si può andare più veloce così. Allora, vediamo un po' com'è la nostra situazione. Ok, un obiettivo è lì. Deposito di munizioni. Ma il secondario, forse io mi sono sbagliato, dovevo tornare tutto indietro. Ma vabbè, proseguiamo. Allora, usa il dardo rumoroso per allontanare la guardia dal mucchio di fieno. Dal mucchio di fieno. Ah, ok. Sì, ora l'ho visto. Va bene, così. E poi tipo là. Così. Ok. Bene, sono entrato ora. Sono nel covone. E now. Ed esco, immagino. Ecco qua. Ok, vabbè, è un altro tipo di nascondiglio. Ah, ganzo questo. Questo sì che è un altro tipo di nascondiglio. Ah, ok. Quindi da vicino mi può sentire. Non mi può anche vedere proprio. Molto bene. Ah no, volevo uscire. Dai, torna indietro, su, veloce. Eccoci qua. Giù, bene. Ancora più giù, bene. E ora? Vabbè, che cacchio. Ah, vabbè, passa da uno all'altro così. Mi vede. Ecco, mi conviene passare di qua. Così. Qui però devo fare così. Uscito da questa parte. Molto bene. È venuto tutto molto fluido. Qui ci vuole il coltellino. Stira giù.
si va avanti e poi io direi che mi fermo con il video perché sta diventando troppo lungo e quindi metto un pausa. Spero che il video vi sia piaciuto, ci mettete un bel mi piace in quel caso, ricondividete se potete come sempre, è stato bellissimo, ci vediamo al prossimo video che dovrebbe essere l'ultimo per completare la prima ora di Assassin's Creed Chronicles capitolo China. Ciao ragazzi, a presto.